Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione flash di Futura Notizie. In apertura, l'influenza stagionale non dà tregua a Catania, decine di accessi al pronto soccorso per le complicanze, tanti soggetti fragili ricoverati, ma le polmoniti non hanno risparmiato neppure i giovani, così ha spiegato la nostra emittente la dottoressa Carmela Puleo, responsabile osservazione breve intensiva e biocontenimento dell'ARNAS Garibaldi. Nel mese di dicembre, fino ai primi giorni di gennaio, ha detto, i ricoveri per le complicanze dovute all'influenza sono aumentati del 57%, soprattutto per i soggetti fragili. L'indicazione, ha concluso la dottoressa, è quella di vaccinarsi contro l'influenza e negli ambienti chiusi di indossare le mascherine di protezione. Violenza di genere e la violenza economica. Il titolo del convegno che si è tenuto questa mattina a Catania nell'aula consiliare del Palazzo degli Elefanti per volontà di Linda Moceri, delegata nazionale dell'associazione Contro tutte le mafie, presieduta dall'imprenditrice Valeria Grasso in collaborazione con l'associazione Sichelos. Alla presenza il vicepresidente della sede cittadina Salvatore Giuffrida, gli assessori comunali Viviana Lombardo e Giuseppe Marletta. Obiettivo dell'incontro, cui hanno preso parte anche i rappresentanti di associazione a tutela delle donne e dei minori, è quello di fare quadrato a tutela delle vittime, chiedendo la collaborazione attiva dello Stato e di tutte le amministrazioni locali. L'assessorato regionale alla famiglia, politiche sociali e lavoro Nuccio Albano ha partecipato all'incontro e ha parlato delle iniziative intraprese dal governo regionale a tutela delle vittime della violenza di genere. Controlli della polizia in una scuola di Pachino nel Siracusano, dove sono stati trovati droga e soldi dietro un termosifone. Si tratta di 6 dosi di hashish, 5 di marijuana e una banconota da 20 euro, probabile provento della vendita di droga. Sono state sequestrate durante una perquisizione con le unità cinofile presso l'istituto. La polizia ha arrestato un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, hashish e cocaina nell'ambito di un'attività finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti. I poliziotti della sezione antidroga della squadra mobile hanno eseguito una perquisizione all'interno di un appartamento nel quartiere Enesima. All'interno dell'abitazione hanno trovato diversi involucri in plastica trasparente con all'interno la marijuana per un peso complessivo di 504 grammi di hashish e di 167 di cocaina. Su iniziativa del presidente Giovanni Magni si è tenuta ieri la 7ª commissione presso gli uffici dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, una commissione consiliare di assoluto rilievo, in seno alla quale insieme ai dirigenti SAC e ENAC si è parlato del futuro dell'aeroporto e in modo particolare del terminal Morandi. Si è discusso dell'opportunità di ristrutturarlo o di abbatterlo per procedere alla costruzione di un nuovo terminal, con un'attenta analisi sui costi e sui tempi di eventuale realizzazione.